gambe lunghe, occhi blu, curve che vedi solo in TV, labbra sensualità, il mio cuore colpi qua e là, unghie da pantera, generoso dei conte, peccato che pipì la fa in piedi come me. La pipì la fa in piedi come me. Oh. Occhio alla penna. Oh oh oh, occhio alla penna. Chioma bionda, così non in su, non cedere anche tante che non conosci. Cosce sode, grande scià, sembra appena uscita da un beauty bar. Vesti provocante, ma il tuo trucco sai quale, adoperi il rasoio molto spesso più di me. Oh, yes. Occhio alla penna. Occhio alla penna. Grande. Occhio alla penna. Gambe lunghe, occhi blu. Guai. Curve che vedi solo in TV. Da 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 da. Sualità. Il mio cuore perde colpi qua e là. Da pantera, generoso dei conte, peccato che pipì la fa in piedi come me. Occhio alla penna, ragazzo, ehi, ragazzo, occhio alla penna. Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinisi, ben trovati ancora una volta nell'interno di Radio Show. Yes, appuntamento con Vittorio Cassinisi e il nostro Barone Girasole che salutiamo. Barone, benvenuto. Buonasera a tutti. Oh, vedi che voce squillante, così mi piacciono le persone. A tutti gli ascoltatori di Radio Show. Bravo, condotto da Vittorio Castinesi, rappresenta. E basta, anzi dice rappresenta, caporazza fermo lo mascia fresh. No, rappresenta. Accetto. Presenta. Accetto la parola. Salutiamo i nostri amici che sono collegati, benvenuti a tutti quanti voi e occhio alla penna, come dice. Salutiamo anche il nostro amico Enzo. Enzo, ciao Enzo, benvenuto. Al nostro amico Enzo Laberinto, che comunque è il nostro cantante. Abbiamo un cantante, finalmente. Oh, dopo tanti cantanti, ne abbiamo uno vero. Se avete voglia di intervenire nella nostra diretta di oggi, vi invito semplicemente a fare una cosa, e cioè a scrivere un vostro commento e parliamo di qualcosa. Oggi abbiamo un argomento libero, ecco, vi lascio a voi l'argomento, io se mai ne lancio uno, voi potete far parte di questo argomento e ci farebbe piacere che anche voi partecipaste a questa nostra, come dire, voglia di stare insieme nell'ambito di questo pomeriggio serale, ecco, un pomeriggio serale che va veramente, fa piacere. Allora, innanzitutto vi dico come state, perché vi chiedo, insomma, se state bene, tutto a posto, se vi va l'idea di passare una bella oretta insieme. Noi siamo contentissimi di farlo con voi. La musica che state ascoltando è senza copyright, potete andare tranquillamente nella voce di YouTube No Copyright. Troverete tante, tantissime canzoni che fanno il paio a tutto quello che, insomma, serve alla nostra puntata di oggi. Oggi è giovedì 28 gennaio 2021. Soprattutto il mezzo della settimana fa parte di questa metà settimana e sicuramente
mi fa piacere anche quelle persone che non sanno se domani, venerdì, potranno fare qualcos'altro. Il bello è che qui siamo in un mare di merda, nel senso vero della parola, cioè nel senso che la gente non ha certezza, non si lavora, sono tutti quanti in balia delle onde, e qui il governo si prende il lusso di andare, come si dice, come cavolo gli pare e piace, e si mettono praticamente a fare la crisi. Però devo dire, gli stipendi, quelli loro non se li toccano, assolutamente. Là c'è la lotta alla pagnotta, ma non è sempre di più. Vabbè, allora, visto che abbiamo esordito con questo, cosa ne pensate di tutto quello che sta accadendo? Ecco, perché no, mi farebbe piacere che voi date il vostro personale, come dire, commento. Qui lo scrivete nell'interno, scrivetelo adesso, poi vi assicuro che sicuramente avremo modo di parlare di altro. Ci sono diverse notizie. Qui dice Conte: oggi le dimissioni, si va verso un governo tecno, anziché tecnico, tecno. Magari andassimo in un governo tecno, magari si ballava. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, oggi è il compleanno di diversi nostri amici, andremo anche a chiamarli, poi eventualmente vediamo se cerchiamo di sentire, chissà, vediamo un po' chi è che c'è, che dobbiamo fare gli auguri. Ah, c'è la nostra amica Alessia, bene, 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 anche la nostra amica Rosa, bene, 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 ho diversi compleanni da festeggiare, quindi rimaniamo sempre dell'idea che comunque possiamo fare una bella... Allora, salutiamo il nostro amico Antonio. Ciao Antonio da Corato, mi puoi mandare alla via? Ti posso dire che siamo sulla luna, ecco. E saluto l'amico Barone. Grazie Barone, saluto Antonio. Antonio. Grazie Antonio! Ciao Antonio! Benissimo, benissimo, benissimo. Salutiamo il nostro amico Antonio Pulito, detto da Corato. E poi salutiamo anche l'amico Alfonso. Buonasera Vittorio, saluti gli amici della parrocchia Santa Maria delle Grazie, al nostro parroco Don Gaetano, che lo aspettiamo a braccia aperte. Bene, bene, oggi ho visto che è anche il compleanno della mamma di Don Gaetano, quindi auguri alla mamma di Don Gaetano. Credo che abbia compiuto oggi 85 anni, se non vado male, se non ricordo male. Auguri Don Gaetano, presto ritorno alla parrocchia, e soprattutto alla mamma, tanti tantissimi auguri. Complimenti, complimenti anche per questo. Barone, facciamo gli auguri al Don Gaetano. Don Gaetano carissimo, auguri, auguri, auguri e pronta guarigione, e al più presto alla mamma, tanti auguri alla mamma, sua tecnica preghiera. Bene, bene, auguri. Occhio alla penna, occhio alla penna, non può mancare. Saluti anche alla mamma, salutiamo la mamma di Don Gaetano, la signora Lops. Mentre vado a dare un'occhiata nella pagina di oggi, se ci sono delle cose da fare. Mi stavano chiedendo, Barone, qui mi stavano chiedendo esattamente, perché ho dedicato, vedi questa foto, questa bella foto che adesso mostriamo ai nostri utenti, eccola qua, è una foto storica di quando ci fu la festa del 78, l'anno 1978. Te lo ricordi, Barone, questo? Auguri a tutti. Anzitutto auguri, di, te lo ricordi? Sì. Me lo ricordo, ed era grandissimo, serata, giornata per tutti. Anno 1978, festa per l'apice dell'attività dei magazzini 78, questa foto, mi stavano chiedendo molte cose. Ricordi indimenticabili, Palma Ventura, la figlia di Paolo Ventura e Rosa. Ciao. Rosa, ciao Paolo. Salutiamo Paolo. Poi salutiamo, ricordo, la grande festa del secondo miliardo, fuochi a go-go. 3, 4, 5, tutto miliardo avete dato. Donna Stenauer, voglio. Questo è Paco Sentino. Poi ancora... Poi il secondo miliardo di chi? Ecco, poi non sappiamo. Poi dice della ditta 78. Ma allora non si contavano i miliardi, erano di più i miliardi.
forse voi non vi rendete conto che all'epoca il miliardo si faceva con un batterocchio. Oggi ci vuole molto per accocchiare pure 100 euro, 50 euro, ma ieri veramente i soldi si trovavano per la strada, erano a palate. Allora, Savino, certo che mi ricordo quante volte andavo, un grande saluto al barone. Barone, Michelangelo dice, è il mega peluche del leone, che fine ha fatto? Eccolo qua, eccolo qua. Stai do, lo tengo io, custodisco gelosamente il leone e in diretta ve lo mostro, eccolo qua. Ecco, mostriamolo ai nostri amici. Voilà, eccolo qua il leone del 78. Per quelli che non sanno, è un'altezza naturale del leone vero, c'è praticamente un leone, quanto può essere? 1,80 per 70 di larghezza, altezza penso 1,20 m, una cosa del genere. Comunque enorme, ve lo posso assicurare. Nella foto penso che un giorno facciamo una cosa, barone, andiamo a fare una foto vicino al leone, io e te, e così eventualmente facciamo vedere la dimensione naturale, ecco, così vi faccio cosa gradita. Mentre leggevo i commenti che sono arrivati, dice quanto è bello assai, mi ricordo quando ero piccolo e venivo con i miei genitori a comprare le cose, spesso regali per me nel negozio di tuo padre che è qui, lui era lì imperante con lo sguardo come si vede in una foto, gioventù che va via, imperante nel senso che patron, il leone è ferito ma non è morto, occhio alla penna. Bene, commenti che sinceramente sono tantissimi, li leggerei tutti eventualmente per ringraziarvi dell'affetto che avete mostrato in tantissimi anni di questi ricordi indimenticabili. Poi vediamo un po' se c'è qualche altro, poi magari ne vediamo qualcun altro. Va bene. Grazie per tutto questo affetto che avete dimostrato. Ritorniamo a noi. Vediamo un po' se ci sono alcuni amici che sono collegati, ci sono dei commenti. Anna Landricina. Ciao Anna Landricina, un saluto anche da parte del barone. Barone, salutata Anna, dai. Anna, ciao, grazie, auguri a te e a tutta la famiglia. E occhio alla penna. Occhio alla penna. Ricordiamo sempre occhio alla penna. Alfonso dice occhio alla penna. Anche lui, vedi che se lo ricorda che cosa stiamo facendo nella nostra trasmissione. Allora, di che cosa vogliamo parlare oggi, che è giovedì? Andiamo a vedere un po' se c'è qualcosa di interessante nelle notizie di Trani. Andiamo sul portale traninews.it, ecco, facciamo una piccola rapida occhiata a questo portale, eccolo qua, la città di Trani in diretta, ecco, vi faccio scorrere le immagini mentre le diamo un'occhiata. Allora, lascio a voi lo sguardo. Covid, prorogata la sospensione del servizio di mensa scolastica a Trani fino al 13 gennaio. Questi sono i titoli, diciamo, principali. Mettiamo un bel mi piace a questa notizia. Anzi, io vi invito ad andare sulla pagina di Facebook Trani News. Ecco, ve lo lascio sui commenti, così eventualmente gli mettete un bel mi piace, la seguite, mettete anche una campanella. Come si fa per mettere la campanella? Guardate qui, vedete il mouse che si muove qui? Allora, eccolo qua. Allora, vi faccio vedere, questa è una campanella, si appare notifiche, andate qui, ecco, sono tutte le notifiche di quelli che mettete anche voi, la notifica, la spunta sulle notifiche, potrete ovviamente essere informati quando andiamo in diretta. Questo per la pagina Trani News. Dicevo, leggevo le notizie, poi ancora, la quinta commissione avvia un canale di interlocuzione con le società sportive, la notizia ovviamente è questa, andate a dargli un'occhiata se vi interessa, le leggete tutte, mettete un mi piace, condividetela. Poi ancora, Good Games, è stato anche questo il racconto della brutalità della Shoah con le parole adatte ai più piccoli. Ovviamente su Rai News hanno fatto questo racconto e noi l'abbiamo inserito su questa pagina per poterlo dare come informazione ai nostri amici che ci seguono. Il presidente Emiliano nomina Rosa Baroni assessore al welfare, eccola qui la notizia. E ancora, arrivano la scorta della Polizia di Stato per i vaccini, è stata ovviamente scortata per fronteggiare questa pandemia importantissima,
dalla polizia. Poi ancora, questo è il bollettino di ieri, mentre oggi, vediamo se c'è il bollettino di oggi, dovrebbe, no, non c'è, allora ve lo lancio in questo momento, ecco, ve lo faccio, vediamo un po' il bollettino epidemiologico della giornata di oggi, eccolo qua, così, ecco, lo inseriamo in tempo reale davanti ai vostri occhi, così facciamo una cosa simpatica. Ecco, vado ad inserirlo proprio in questo momento mentre stiamo e lo guardiamo insieme, anche perché insomma bisogna leggerlo, creiamo questo post, eccolo qua, lo mettiamo su Instagram e su Trani News, inseriamo anche una bella foto per faccio vedere pure come viene inserita la notizia in tempo reale, e magari se qualcuno di voi sta guardando, beh, potrebbe tranquillamente condividere questa notizia. Ecco, la notizia è stata appena inserita, quindi non appena è arrivata, in tempo reale vi ho fatto vedere che ho inserito sia su Instagram che sulla pagina Trani News questa notizia. Ecco, adesso andiamo ad aggiornare la pagina e vi faccio vedere che è sul sito la notizia di Trani News, oltre alla pagina Facebook, eccolo qua. Ecco, il commento è il seguente. Vediamo un po' quanti sono i contagiati da Covid nella nostra zona, Bat, nella provincia Bat 55, eccolo qua. Me lo sottolineo, ve lo evidenzio. In tutta la giornata di oggi sono stati registrati 9.412 test per l'infezione da Covid, di cui sono stati registrati 1.159 casi positivi nella provincia di Bari, 78 nella provincia di Brindisi, 55 nella nostra provincia, Bat, 234 Foggia, 136 Lecce, 200 Taranto, un caso di provincia di residenza non nota è stato classificato e attribuito, riclassificato e attribuito. Benissimo. Quindi alla fine, ecco, qui c'è il bollettino epidemiologico della giornata di oggi. Ve l'abbiamo dato proprio in tempo reale, va bene? Bene. Vediamo un po' se qualcun altro si è collegato, ci sono dei commenti, qualcuno vuole intervenire, perché no? Ci farebbe piacere se qualcuno di voi interviene e ci fa anche cosa gradita. Io nel frattempo vado a dare un'occhiata anche alle altre informazioni. Per esempio sul comune di Trani vi ho già dato delle informazioni che sono state prorogata la sospensione del servizio di mensa scolastica fino al 13 febbraio, e poi ieri, cioè oggi volevo dire, giovedì, è stato presentato il progetto Smart Go City in piazza Plebiscito nei pressi dell'AMET. 4 nuovi bus a bassa emissione sono stati acquistati dal comune di Trani con un finanziamento regionale nell'ambito del bando Smart Go City, calibrato ovviamente sul rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale, e promosso l'acquisto di questi mezzi a ridotto carico inquinante. Ecco, questa è la notizia di oggi nella città di Trani. Andiamo a dare un'occhiata anche in giro agli altri siti, per esempio. Allora, innanzitutto vi dico che comunque c'è una frenata ai casi Covid in città, quindi c'è un miglioramento, chiamiamolo così se vogliamo. Poi ancora, non so se avete visto Geo & Geo dell'altro ieri, parlava di Trani, è stata anche una bellissima cosa vedere la città di Trani sul canale Rai, dove parlavano della nostra città e soprattutto anche delle bellezze, della qualità che offre questa nostra straordinaria perla dell'Adriatico. Poi ancora, fumi e inquinamenti non passano mai di moda, cerchiamo di beccare questi assassini dell'inquinamento, sono roghi e immondizie nei pressi di via dei Finanzieri. Ecco, quindi questa è la situazione attuale, quando le persone, come si dice, nemmeno mano a posto, e non sanno che fare durante la giornata. Poi vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Niente di nuovo. Bene.
Allora, qui abbiamo bene, non c'è altro. Tutto quello che serve lo abbiamo ricordato. Perfetto, dai, non c'è altro. Vediamo i commenti se c'è qualcun altro che vuole intervenire, e se vuole può farlo tranquillamente nell'interno della nostra trasmissione. Passo ai gli auguri. Passo gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno. Sono diversi questi auguri. Partiamo a fare gli auguri all'amica Rosa Fiore. Però ci vuole la musichetta adatta, eh. Scusatemi, permettetemi di mettere la musichetta idonea all'occasione. Mettiamo una canzoncina. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Troviamola nella versione più adatta, così magari facciamo cosa gradita a quelli che dobbiamo fare gli auguri. Allora, vediamo un po' cosa preferiamo mettere. Versione Jazz James. Va bene, Jazz James. E va bene, andiamo con questa versione Jazz James, che è una versione bella e carina. Eccola qua. Tanti auguri a tutti. Allora, con gli auguri a Rosa Fiore. Buon compleanno, Rosa. Buon compleanno per questo giorno felice. Davide Capasso, tanti auguri a Fabiola Ferrante. Auguri alla nostra amica Fabiola. Auguri anche a Riccardo Ferrante e Alessia De Pasquale. Vediamo un po' se riesco a mettermi in contatto con Rosa. Chissà, chissà, domani, chissà, chissà se riesco a farlo, però pensiamo, vediamo un po' di fare questi auguri, dai, proviamo. E ogni tanto ci provo, che sia almeno vediamo se riesco a chiamare qualcuno. Allora, prima di tutto colleghiamo la nostra pagina. Dobbiamo provare anche a chiamare il nostro amico Raffaele Barone, lo sai? Tra un po' lo chiameremo, va bene. Cerchiamo di chiamarlo. Questo sta a dormire. Lo dorme. Dorme sempre, come lo piace per me. Come dorme quel ragazzo. Attendiamo, stiamo attendendo. Ah, eccolo qua. Vediamo un po' se riusciamo. Oh, benissimo, ci siamo. Siamo riusciti ad entrare nel computer e qui faremo una telefonata alla nostra amica Rosa Fiore. Vediamo un po' se riusciamo, perché insomma non è facile. È una videochiamata. Proviamo a chiamarla. Ta-ta-ra-na. Proviamo. Vediamo se squilla almeno. Buonasera Angela Gualtieri, salutiamo Crotone. Ci sta. Eccola qua, vedete un po' chi c'è. Vediamo un po' chi c'è. Pronto Rosa, rispondimi Rosa. Niente, squilla. Dai Rosa, ti vogliamo fare gli auguri. Proviamo. Oh, squilla e non. Squilla. Pa-pa-ra. Probabilmente non sanno manco che stiamo facendo la trasmissione per fargli gli auguri. È vero. Vabbè, andiamo a fare gli auguri a Alessia. Vediamo un po' Alessia, dai, facciamogli gli auguri. Chi è? Ah, rispondiamo. Rispondiamo a Rosa.
ci sta chiamando lei. Riproviamo. Richiamiamo. Stiamo provando a richiamare. Probabilmente è tutto in attesa. Stiamo provando a rimetterci in contatto. Eccola qua. Rosa, chiamiamo Rosa, eccola qua. Rosa, insomma, buonasera. Ciao Vittorio. Io sapevo che nel tuo compleanno ti stiamo chiamando, stiamo cercando di metterti in contatto. Sei in diretta. Ma che figura. Come in difficoltà. Come orario, ti ricordi? È un orario, si può fare come orario? Sì, va bene, 2 minuti, sì, va bene, dai. Cosa stavi combinando? Stavo preparando la cena. No, a quest'ora, alle 7. Ma noi qui al nord mangiamo prima. Ma voi che cavolo fate? Mangiate e dormite, non fate altro. No, si lavora anche. Ah, si lavora anche. Però si lavora. Ma lavorate 24 ore su 24, come vedo, eh? Sì, più o meno sì. Tutto bene, te? Tutto bene. Senti, dal programma Radio Show e il servizio auguri di compleanno. Grazie mille. Ma non ti vedo molto entusiasta. Che c'è? Qualche cosa che non va? Abbiamo passato un periodo un po' brutto. Io e mio marito è stato all'ospedale. Quindi... Io l'ho fatta anch'io il COVID, però sono asintomatica. Insomma, siete ancora in un momento di stand-by? Sì, ma sai cos'è? Che anche se è il tuo compleanno, però non puoi festeggiare, non puoi fare niente, è brutto. Ma noi ti abbiamo chiamato per farti gli auguri, almeno quelli li puoi accettare, no? Io ti ringrazio mille, veramente. Sei sempre caro, c'è niente da fare. Senti, ma con il resto della famiglia Fiore ti senti almeno? E tuo papà? Sì. Tuo papà, quel signore? Il barone Girasole, salute barone. Grazie, buonasera, auguri. Buonasera, auguri. Mio padre immancabile con gli auguri, lui è mister auguri. Che bravo, quanti anni ha papà? Quanti anni hai Colino? Quasi 92. alla faccia del bicarbonato di sodio. infatti, vabbè dai. Senti, la signora Rosa, digli se la sorella di... Sei la sorella Pepe, la sorella di Pepe. Graditissimo amico. E anche la moglie, Nicoletta, vi faccio gli auguri a tutti e due. Salutiamo. Auguri. Ti salutiamo e ti facciamo tanti auguri. Rosa, visto che ci sono, hai piacere ad ascoltare una canzone? Sì, grazie. Quale scegli? Ma Laura Pausini. Per una canzone di Laura Pausini te la dedico con tanti auguri di buon compleanno. Hai una richiesta particolare di Laura Pausini, una in particolare? Se no anche Pupo, dai, su di noi, vai. Vai, su di noi, facciamo su di noi, ho capito, va bene. Troviamo su di noi di Pupo e te la faccio ascoltare in men che non si dica. Ovviamente tutti i colleghi sulla pagina DJ Vittorio Gassinesi, il programma Radio Show, e ti faccio ascoltare questa versione dal vivo, va bene? Devo andare sulla Radio Show, giusto? Pagina di Gassinesi, DJ Vittorio Gassinesi, c'è Radio Show in onda adesso. Se vuoi ti mando... vado su Facebook allora. Ti mando il link, va bene? Ti mando il link. Ok, grazie. Ok, va benissimo. Ciao. Tanti auguri. Serata. Ciao. Grazie. Ciao, un bacione alla nostra Rosa, tanti auguri di buon compleanno. E adesso Pupo su di noi, dai, facciamola ascoltare live, dal vivo, versione che tutti quanti, penso, abbiate, come dire,
piacere ad ascoltare nella versione direttamente da una versione russa, pensate, dalla Russia. Mamma mia, sentite un po' che versione. Questa è per la nostra amica Rosa, per il suo compleanno. Rosa, buon compleanno con Su di Noi. Di noi mi vendi un sorriso, tu se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va, noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là, mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu, adesso ci siamo. Non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi se tu vuoi volare. Grande il nostro Pupo, tanti auguri a te, tanti auguri a Rosa, tanti auguri a te, mi ha ringraziato Rosa, vediamo se si vede, ecco si vede così, sì ecco, si vede, ciao Rosa, tanti auguri e buon compleanno. Buon compleanno, tanti auguri. Vittorio Casinesi presenta Radio Show, appuntamento dedicato al tanti auguri, saluti, baci. Se volete salutare qualcuno fatelo anche nei commenti, magari vi contattiamo, facciamo in diretta e vediamo un po'. Andiamo a dare un'occhiata ai nostri collaboratori, vi do un po' di collaboratori, prima vi faccio vedere il logo nuovo di Radio Show che Donatello Pascale, il mio Donatello Salsa Cubana, ha realizzato solo ed esclusivamente per noi, con un simpatico saluto che voglio fare, tantissimi in bocca al lupo per la tua attività,
soprattutto perché lui è in Grecia in questo momento e quindi ha un gran bel po' da fare, tanto, tantissimo da fare. Facciamo, come si dice, quello che possiamo e visto che ci siamo, siamo tornati in diretta con la puntata di oggi. Allora, collaboratori, volevo salutare i miei amici di Armonia e Benessere, ovviamente la dottoressa Angelica Ferrante, centro massaggi a Trani in via delle Tufare al numero 30. Ecco, lo dico subito, 30, è giusto. Tanti auguri, Rosa. E poi ancora tanti ringraziamenti che devo fare e salutare Metal Serramenti di Giacomo di Lernia, dove trovate infissi in PVC, legno, alluminio, riparazioni di tapparelle, realizzazioni di tapparelle, serrature, porte blindate, zanzariere, cancelli, serrande, riparazioni di ogni genere, ed è rivenditore autorizzato di Ocnoplast. Si trova in via delle Tufare 32, proprio accanto a Armonia e Benessere. Poi ancora accanto c'è il fruttivendolo, il mio caro amico Mimmo Balducci, dove trovate la qualità, la bontà, le primizie, l'assortimento, la qualità straordinaria del fortunatissimo Mimmo Balducci. Saluto Titti che sta andando via in questo momento e Mimmo Balducci e Patrizia, ciao. Salutiamo anche gli amici del Grottino, Panzerottificio XXL, pizzeria di Mario Minerva, dove trovate veramente panzerottoni fritti al forno per tutti i gusti in misura XXL. Mozzarella di bufala campana, domani ci sarà l'opportunità, quindi prenotatela al 338-588-8176 o chiamate lo 0883-191-8255. Poi magari facciamo la chiamata al nostro amico Mario, vediamo se stanno preparando qualcosa e cosa stanno preparando. Poi, se volete idee da sogno, dovete trovare il materasso migliore adatto alle vostre esigenze, il consiglio è Permaflex Trani, idee da sogno, in corso al Cide Gasperi numero 19 a Trani. Lo trovate a vostra completa disposizione e soprattutto se andate ovviamente usufruirete anche degli sconti. Poi vi faremo vedere delle pagine che sono sicuramente quelle che funzionano di più. Ecco, salutiamo. Ciao Vittorio, sono in collegamento. C'è Maurizio Di Pantaleo che si è collegato con noi. Ciao Maurizio. Tanti auguri a te. Buon compleanno a Maurizio. No, non è il suo compleanno. Comunque, quando sarà il tuo compleanno ti faremo anche un bel augurio in diretta. Un bel augurio in diretta. Allora, vediamo un po' le pagine che stavamo dando un'occhiata per Radio Show. E voilà, andiamo a vedere. Allora, ecco, vi faccio vedere questa pagina. Signore e signori, abbiamo Elettronica 2000. Voilà. Attenzione, perché quando vi faccio vedere la pagina, giustamente voi diamo un'occhiata insieme a questa pagina. Mi collego con la camera numero 1, voilà, ecco qua, Elettronica 2000. C'è questa lampada sospensione 70, che può essere un ricordo lussuoso degli anni 70, con decoro elegante di sfere di luce e marrone ossidato. Una lampada sospensione 74, ricordo lussuosissimo, eccolo qua, solo da Elettronica 2000. Ricordo che Elettronica 2000 è un'unica sede a Trani, eh? Guardate, è aperto adesso, potete contattare il 58 65 49 e trovate ovviamente al telefono o Maria o Giussi o Renato o il nostro amico Domenico o chiunque altro faccia parte di questa bellissima, straordinaria realtà. Via Medeo 57, poi piccoli elettrodomestici della Ferrari, ecco qua, guardate, c'è anche la bilancia da cucina Asca Ferrari, due colori disponibili, beige e rosso, e ancora, prezzo straordinario, attenzione, prezzo straordinario, 4 più 2 pile in omaggio, 6 pile, 6, dico 6, non 4, come vendono gli altri 2,50, lui le vende 6 a 2,30, prezzo incredibile, approfittate immediatamente. E beh, cercate di andare prestissimo, un bel mi piace, ce lo mettiamo, dai, anche questo mi piace, dai, questo mi piace, questo mi piace. Aspetto in diretta, mettiamo tutti sti mi piace, così almeno arrivano direttamente a Elettronica 2000. Poi ancora, vediamo un po' che cosa c'è. Guardate che belle lampade moderne, a LED, moderno shallow. Guardate un po', guardate che belle, bellissime, bellissime. Poi ancora, pile, da noi troviamo una vasta gamma di pile Duracell. Eccole qua, qui troverete anche questo. E poi ancora,
articoli di materiale elettrico, anche modello vintage o vintage, se vogliamo dire vintage, direi francese, lo direi. E poi ancora lampade maxi vintage, eccole qua, belle. Poi ancora qualche lampadina formato strano, particolare. E ancora, ah, che bello, ricevitore digitale HD Wi-Fi Skin Club, bellissimo. Quindi ragazzi, signori, trovate tutto quello che serve per voi di attrezzature elettroniche. Bilancia pesa persona, elettronica sempre mini, mark, mini elettrodomestici della Ferrari, ve lo ricordo, è da Elettronica 2000. Ancora, guardate, lampadari, cuffie, modelli di vari tipi per gaming e anche per ascoltare la musica, sempre esclusivamente da Elettronica 2000. E ancora, guardate che modello particolare per ascoltare mentre giocate a videogame, è una cuffia spettacolare, ve lo posso garantire. Ne ho una qui con me, guardate. Eccola qua. Elettronica 2000, anche questi articoli, e sono la utilizzo per quando sono in preascolto, quando la notte o quando la sera non devo svegliare nessuno, faccio in modo che la gente possa non essere disturbata, e quindi mi metto questa bella cuffiona così bella, tranquillo, ascolto la musica perfettamente in alta fedeltà e non do fastidio a nessuno. Detto questo, continuiamo. Ancora un bellissimo tostapane, sempre Ferrari. Poi salva il tuo telecomando con il proteggi in gomma. E poi ancora, ci sono un sacco di articoli, veramente. Poi guardate, vabbè, è inutile che vi sto a dire, andate in via Amedeo 57, trovate tutto questo, e anche sul sito, sulla pagina Facebook, mettete un bel mi piace, perché è ovvio che la preferenza la diamo a quelle persone. Poi ho lasciato in sospeso armonia e benessere, guardiamo un po' armonia e benessere che cosa ha come novità, ecco, perché voglio farvi vedere la mia amica Angelica che produce, propone massaggi, e anche un'offerta da lunedì 1 febbraio fino a giovedì 11 febbraio, quindi c'è un'offerta valida per 2 settimane, utilizzabile da lunedì al giovedì mattina. Acquista 2 massaggi total body e riceverà in regalo una seduta di riflessologia plantare. Un relax tranquillo, acquistabile già da oggi, martedì 26 gennaio, cioè dall'altro ieri è già disponibile questa offerta, quindi è disponibile anche solo per i primi clienti che effettuano l'acquisto. Fate una bella cosa. Andate anche a nome di noi, l'ho sentito da Vittorio Cassinesi nel suo radio show, che consigliava questa bellissima promozione. Quindi 2 massaggi total body e riceverete in omaggio una seduta di riflessologia plantare, eh? Barone, qui bisogna andare da armonia e benessere. Verrò a salutarla. Un bel massaggio come si deve, porterò la mia signora. Titti, devi andarci perché qua è il posto ideale per te e per noi. In via delle Tufane al numero 30, prendete appuntamento, chiamate ovviamente se volete, o il 392-198-7909, è aperto in questo momento fino alle ore 21. E prenotatevi questa bella seduta stante presso il centro massaggi Armonia e Benessere. Poi Metal Serramenti, abbiamo già detto e ve lo ricordo ancora, perché per quelle persone che non hanno avuto modo di sentire prima il messaggio, ci sono finestre nuove a metà prezzo, e quindi dovete approfittare di questa offerta con la cessione del credito, che si risparmia il 50%. E non solo, ci sono anche tante altre cose. Mettete un bel mi piace, condividete materiali della Ocnoplast, sono infissi per le vostre ristrutturazioni, poi realizzano modifiche su cancelli. Guardate, vi faccio vedere questo video così magari vi rendete conto di quello che fanno. Ecco, vi faccio vedere, questi sono i cancelli, guardate, loro lavorano su questo settore ed è sono professionisti. Ciao Giacomo, un lavoro straordinario, ecco qua, vi faccio vedere queste immagini perché è ovvio che sono davvero un punto di riferimento. Poi abbiamo ricordato che abbiamo come partner, vi consigliamo di andare a visitare il mio caro amico Domenico Balducci presso il Fruttivendolo in via delle Tufane al numero 34. Vi aspetta anche la mia amica Sansaro Patrizia. Ciao Patrizia,
mettiamo un bel mi piace e poi posso dirvi che la frutta è buona, eh Barone, la frutta del fruttivendolo di è buona, merita, merita non solo di essere visitato ma anche di acquistare la frutta presso il poi andiamo dal Grottino. Pizzeria il Grottino, andiamo da Pizzeria il Grottino e andiamo a prenderci un bel panzerottone gigante. Vediamo un po' che cosa propone oltre al panzerottone, la mozzarella di bufala. In Piazza Domenico Sarro si trova, ecco. Hanno già messo il Grottino, si guardano anche la diretta in questo momento, ci fa piacere. Poi ricordiamo che domani, essendo venerdì, potete prenotare la mozzarella campana di bufala DOP. Bisogna prenotarla, c'è il treccione di bufala, poi anche i bocconcini, la zizzona, la figliata di bufala ricotta, di provola, affumicata. Prenotatela contattando il 338-5888-176. Soddisfatti o rimborsati, mi raccomando. Ci ho messo già un bel mi piace, guardate che belle mozzarelle, una calda meraviglia assoluta, guardate come le preparano, guardate in tempo reale, vi faccio vedere, stanno preparando le mozzarelle presso la pizzeria del Grottino e poi ci sono tantissime specialità come panzerotti fritti al forno, panzerotti ripieni, freddi, al forno, fritti, pizze rosse, bianche, specialità e tante cose, tantissime cose. Bene. Vediamo poi nei commenti se qualcuno si è inserito in questa nostra diretta. Vediamo un po', va a mangiare. Ciao. Ciao Rosa. Ho fatto venire fame con questa sorta di pubblicità dei panzerotti, della mozzarella e di quant'altro. Davvero. Vabbè, che dire. Quando sono buone le cose e bisogna proporle. Inoltre, quando qualcuno vuole un materasso, ma veramente fatto da chi sa fare materassi, Permaflex. Permaflex ha un particolare mese, quale quello di gennaio, mese della neve, del tepore, della casa. Quindi da Permaflex il mese degli abbracci, delle coccole sotto le coperte, delle mattine domenicali passate a letto perché tanto fuori è freddo. Bene, ed è giusto così. E così facciamo svegli sotto le coperte, fantastichiamo proprio come bambini, poniamo le basi per realizzare nuovi progetti e allora sogni ad occhi aperti per tutti. Buon materasso Permaflex. E poi io vi posso assicurare che se vai a dormire con i dolori di schiena, da lì ti svegli che passano tutti i disturbi che hai. Sono passati. Come ti senti, Barone? A me sta passando tutto grazie al materasso. Materasso Permaflex. E poi qualche anche dolore di meno. Beh, qualche dolore di meno se è passato. Però, è passato. Ma più chiusura, non mi svegli più. Lo devi svegliare, lo devi proprio. Oh, voglio, c'è spirito. Prenotate un appuntamento, andate presso lo showroom in corso al Cine di Gasperi numero 19 e troverete ovviamente tutto quello che serve. C'è uno sconto anche del 40% solo sui prodotti selezionati Permaflex, è un centro Permaflex, quindi martedì, no, questa è vecchia sta roba, però comunque la promozione è ancora valida, aperto anche adesso fino alle ore 21, contattatelo 0883 76 69 42. Io proverei anche a chiamarlo, ma non mi dà la possibilità, forse magari mandiamo un messaggio. Vabbè, alla prossima. Grazie ai nostri amici di Permaflex e non abbiamo terminato, anche perché dobbiamo salutare e ringraziare un'attività che merita veramente tanto, tantissimo. Questi sono gli amici di Isabel Trani. È una realtà, una vera realtà. Quando all'epoca mio padre aveva il negozio 78, Isabel ovviamente faceva i mercati. Quando tu ancora prima facevi i mercati, poi hai aperto l'attività. Insomma, è una prosecuzione della sua attività commerciale. Ma questa cosa di Isabel, uomo, donna e bambino, dove trovate intimo e di tutto, di più, delle offerte con vasto assortimento, pensate, di guanti, eccoli qua, quelli tagliati in pile a partire da 2,50 euro, pensate, il prezzo è straordinario, è straordinario. Poi ancora un bel mi piace, ce lo mettiamo. Poi se volete ricevere per mail tutti i prodotti Isabel, così sapete quali sono le offerte, o scrivete su qui, andate su messaggio o andate su Instagram, c'è Isabel Trani lo stesso, va bene?
mi raccomando. Poi ancora, vasto assortimento di calzettoni uomo in caldo cotone, pensate, il prezzo è 4 euro, è incredibile. Io vado a vedere certe cose e poi mi meraviglio quando la gente va fuori per acquistare, quando poi sotto casa abbiamo Isabel, davvero importante, un posto dove come punto di riferimento. Barone, una bella coppolecchia, fai vedere la coppolecchia, questa coppolecchia. Barone ha preso la coppolecchia, Isabella, auguri da Isabella. A te, tuo marito. Eccolo qua. Chi compra da Isabella compra compra bene. Direttamente dalla fabbrica alla consumatore. Al consumatore. Auguri. Occhio alla penna. Occhio alla penna, Barone. Poi anche bei piumoni qua, assortimenti di plaid, bellissimo. Che prezzo fanno? Vediamo che prezzo fa. 20 euro, buonissimo, ottimo. Poi ancora, guardate qui, lenzuola in pile, matrimoniali, singoli, offerte strepitose. E non è finita, perché è una pagina lunghissima. Comunque andate a Isabel, mettete un bel mi piace, anche ve lo lancio nei commenti, così eventualmente qualcuno di voi, se ha voglia di fare una capatina, va in via Postumia al numero 2. A Trani, dove c'è Isabel, Trani di tutto, di più. E poi non abbiamo finito. Voglio salutare il mio amico Domenico Ferreri della Lusmile. Signore e signori, Lusmile è un riferimento serio per la pulizia, per la disinfestazione. Sapete che la Lusmile è da diversi anni nel campo della disinfestazione, della pulizia, un'impresa seria, una società di servizi. E ringrazio il mio amico Domenico Ferreri, perché effettuano sanificazioni, disinfestazioni con metodologie e prodotti professionali, come il nebulizzatore in concomitanza con prodotti disinfettanti autorizzati dal Ministero della Salute. Io ve li faccio vedere, perché così almeno dove sapete, insomma, in questo periodo particolare, andate sul sito lusmiletrani.it e troverete ovviamente tutto ciò che serve, dei servizi, disinfestazione della tizzazione, conferimento rifiuti, rimozione graffiti, pulizie industriali e civili, progettazione e manutenzione del verde, eventi. Lusmile mette a disposizione anche personale con esperienza qualificata per ogni tipo di evento. Io ho realizzato il Lusmile Show, ve lo ricordate? Benissimo, per due volte Lusmile abbiamo organizzato anche le feste di quartiere, sono stati serviti un sacco di amici, e con questo ringrazio il mio amico Domenico Ferreri per avermi, come dire, dato questa fiducia. E non solo, voglio salutare il mio amico Andrea Di Lernia della Giussi della Stazione, gastronomia alla Giussi della Stazione. Guardate che bella, che bell'astice fa vedere qui in primo piano. Bene, bene, se dico vuoi sentire? Qui abbiamo un bel mi piace, la Giussi della Stazione, eccolo qua, attenzione, mamma mia che specialità ragazzi. Vediamo un po' queste foto, vediamo un po' queste foto. Uno, due, tre, occhio di bue con la carne sotto, cotolette alla milanese, uè! Questa per Rosa, questa è per Rosa, che va a cenare. Sì. Bene, oggi ha proposto orecchiette, rame, spaghetti con polpo, pasta al forno, lasagne, riso, patate e cozze, favette e cicoria, zuppe e lenticchie. E che altro? Che volete di più? Beh, in piazza 20 settembre, angolo via Cavour, trovate la Giussi della Stazione. Ecco, vi lancio nei commenti il link per magari dare un'occhiata. Mettete un bel mi piace alla pagina, scrivete anche delle notifiche, così eventualmente ogni volta che inserisce qualcosa di nuovo sarete aggiornati in tempo reale. Molto bello questo sistema di informazione. E poi ancora, qui non manco di salutare il mio amico Lucio e Paolo di Savino. Ciao all'elettrauto Lucio, ciao a Paolo, e auguri da parte di mio padre, saluti da Barone. Offerta, ecco qua, strepitoso, guardate, macchine, duplicazioni di chiavi, antifurti, modifiche, elaborazioni di centraline, insomma, lavoro fatto ad hoc, ecco qua, guardate. Io sono stato ad assistere ad un lavoro di duplicazione chiavi e mi ha fatto veramente notare quanta velocità e soprattutto quanta precisione possa avere
un elettrauto di fiducia, e questo è il nostro amico Lucio di Savino e Paolo, che saluto. Ecco, qui hanno, vedi il lavoro della chiave mentre viene effettuata la duplicazione, poi con la centralina mette tutto a registro. In via Giovanni Verga si trova al numero 3 il nostro caro Lucio di Savino dell'elettrauto. Lucio, salutiamo, ciao Lucio. E poi ancora non abbiamo dimenticato il nostro caro amico Salvatore Lo Russo. La mia voce si sente? Ha detto di sì. Io mi sento, forse la tua voce probabilmente no. La mia voce non si sente? Sì, si sente, io la vedo che si sente. Si sente, forse si sente basso. Vabbè, comunque se si sente dimmelo. Dicevo, Rivoluzione di Cambi è a Trani in via Amedeo al numero 93 342 559 4891 per il soccorso 24 ore su 24. Salutiamo. Eccoci qui ancora una volta insieme, ben ritrovati. Questa è la puntata di Radio Show, puntata che devo dedicare ai nostri amici che sono collegati. Allora, un po' di musica, che dici? Mettiamo un po' di musica? Andiamo a beccare qualcosa del nostro caro Enzo Labirinto, direttamente dalla sua pagina Tu sei una cosa grande, che ascoltiamo in questo momento. Ecco qua, buon ascolto. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così, guarda me te. Vorrei sapere cosa da te, guarda così, sicure tu che sia un temori, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? Una cosa che non ha già avuto mai, tu bene così, a così grande.
Grande il nostro Enzo, Enzo l'ha benvenuto. Dovevamo chiamare il nostro caro Raffaele, vediamo a che punto è, che di solito lui la sera c'ha da fare, sta a dormire, sempre dorme, che cavolo, è un dormiglione nato, vabbè. Proviamo a metterci in contatto con il nostro caro Raffaele, con la speranza che sia disponibile. Sì, che quello poi alla fine, sai, alla fine è un personaggio che sente, come si dice, sente la necessità di svegliarsi tardi la mattina e durmacchiare. Vediamo un po', dai. Proviamo a sentirlo. Un po' di musica da sottofondo, va bene? Ci possiamo permettere di ascoltare un po' di musica salsa, samba, cos'è? Ah, perfetto. Senti un po' che c'è in questo momento. Wow. Ladies and gentlemen. Che raffinatezza di musica. Andiamo. Raffaele, a che ora vuoi essere chiamato? Adesso? Proviamo a chiamare Raffaele, barone. Stiamo provando a chiamarlo, il nostro Raffaeluccio. Senti, Raffaeluccio. Mettiamo un po' di musica sottofondo, dai. Così. Proviamo. Sta facendo blululup. Blululup. Non vuole rispondere il malandrino. Vediamo un po', Raffaele. Ci sei? Oh, è che sta proprio facendo pennichella go go. Oh, ti sei svegliato finalmente, Raffaele. Ma io non ti vedevo, ma scusami, che cavolo. Ma insomma, ma ti vuoi svegliare? Nella tua vita che vuoi fare? Solo a dormire, eh? Stava a dormire. Beh, guardate, c'è uno che dorme a quest'ora della sera, ma si può dormire a quest'ora della sera? Vedi il barone che sta bello pimpante, come sta bello pimpante il barone. Ma no, come stai rovinato. Pimpante! Sta pimpante il barone e tu stai barone. Ancora... Di. Buonasera! Buonasera ai suonatori. Buonasera, barone. Buonasera. Hai sentito... Saluto Raffaele. Buonasera a te, auguri. Buonasera a tutti i suonatori. Ha detto auguri. Auguri a te. Raffaele? Senti, ma... Auguri. Ma la tua vita la vuoi, come dire, sì, gestire così? Cioè, dormendo sempre? Eh? La vuoi gestire sempre dormendo? Sì, per il momento, ma che comincia a piccare caldo a noi. Cioè, stai aspettando che inizia a diventare caldo, che cosa? Oggi ci siamo fatti la passeggiata, io e il barone, era una giornata spettacolare, veramente bella. Si andava a passeggio, ah, che bello, si poteva stare tranquilli per il sole che c'era. Siamo andati a colonna. Senti, c'è Domenico Nenna che ti sta chiedendo, e stanotte c'è Daffy? Sì, Raffaele, c'è Domenico Nenna, Mimmo, l'amico Mimmo. Un arte. Mimmo ha detto che devi fare stanotte. Sembra per me. A dormire. A dormire. Sì.
Senti, fai un saluto a tutti quelli che ti stanno guardando. Prima avvicino la televisione. La televisione. La devi spegnere la televisione, non serve a niente. Un saluto a tutti, dai. Fai un ciao ciao con la manina, fatti vedere, allontanati dal telefono, che si vede la faccia come ci tiene. Oh, fai vedere. Oh, ciao. L'avete visto? Sorte precoca la veniglia. Mannaggia a te. Questo prendo America. Bene, bene, stai proprio fregato, stai. Bene. Stanotte devi dormire o devi fare devi fare il wrestling? Eh? Stanotte devi fare il wrestling o devi dormire? No, non c'è questa. Lunedì, il martedì, il sabato e la domenica. Ah, lunedì, martedì, sabato e la domenica. Va bene, va bene. Senti, ti saluta tanto Antonio, Alfonso, Anna, Rosa, la sorella di Pepe, Angela da Crotone, sì. Poi chi altro? Maurizio di Pantaleo. Salutiamo noi anche Luca Tundo. E Domenico Lenna, che ovviamente ti ha detto: Gaddafi, sembra Pienz. Ma insomma, ti rendi conto. Non c'è domena, sì. Capo Camur, tutto non suona da fe. Lo sai, no? Lo sai che prima o poi anche tu devi dare. Bene, bene, hai voglia di dormire. Vabbè. Senti, cosa hai fatto nella giornata di oggi? Spiegami un po' la giornata tua, come si sviluppa. Tutti di là. Cioè? C'è da. C'è il telefono che gli fa. Ciao Vito! Sono andato al bar stamattina. Facciamo un saluto al mio amico Vito Curci al che bar. Si è collegato. Anche se arriva in ritardo il saluto, non ti preoccupare, c'è un lasso di tempo di 5-6 secondi. Giusto perché dobbiamo monitorare tutte le informazioni che arrivano, Senti, Raffaele, al bar chi c'era? Chi c'era al bar stamattina? Sto suon. Ho detto. Era pieno. Ho detto, ma chi c'era che conoscevi tu? Stava pieno. Pieno di che cosa? Di sfaticati? Antonio Pellegrin. Pensionati allora. Antonio Pellegrin. Stava Antonio il Pellegrino. Poi Gianni sta? Piumella. Gianna. Gianni Piumella. Gianna, ciao Gianna. Gianni Piumella. Ho capito, Gianni, ciao Gianni. Ciao Gianna. Chi altro stava? Fammi salutare gli amici. Antonio. Antonio Cosmai, Ubarist. Franco. Stavo Ubarist. 3R, Ubarist. Franco Pansetta, Nicola Pansito e Milena. Stava Milena, ciao Milena. Ciao Milena, salutiamo Milena, ecco qua. Un bel ciao a tutti. Si vede, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Raffaella, che ora si mangia a casa tua? Sempre? Da poco. Chi sta in casa adesso? Chi stai? Con chi stai? Con chi stai? Di. Non ti picchi do carciofo da te. C'è ste? Lo scarciofo da mangiare io? Due scarcioffe. Si mangia le scarcioffe. Bravo, la scarcioffa. Bravo. Tu mangi te? Certo, la scarcioffa si mangia sempre. Chi da ragazzi te la mangi? Come te lo mangi lo scarciof? Come te le mangi? A minestra. Bravo. Ti mangi la scarciofa a minestra. Ma vi rendete conto che tipo di. Dobbiamo chiamare a Ninni, dobbiamo far sentire la canzone di Ninni. Vediamo un po' che cosa ci propone Ninni oggi. Una bella canzone. Occhio alla penna, c'è il barone, facciamo barone con occhio alla penna, barone, occhio alla penna, di occhio alla penna. Vittorio Cassinesi presenta radio show. Occhio alla penna, salute. Presenta occhio alla penna, no, radio show, occhio alla penna dopo.
perché se tu scrivi bene, se tu scrivi bene, bene, se scrivi male la prendi a quel posto, fai attenzione, mi raccomando, posto anticipato, stai attento a come scrivi, se no ti fai male da sole. Vedi, salutami. Devo salutare Mbrigatoria. Vedi che stanno lo scarciof Mbrigatoria. Domenico ci sta dando. Mbrigatoria. Che si lo fa Mbrigatoria. Mbrigatoria. Che poi significa impurgatorio. È vero Domenico? Mbrigatorio, imbrigatorio. Madonna, non zammen ce vade. Ma come cazzo? Non riesce a parlare il dialetto di tranese questo qua, eppure tranese. Come si fa a non saper parlare il dialetto tranese? E sei tranese, si tranese. Come cacchio sì? Sì, proprio una cicoria amarsi. Ma fammi vedere che cosa abbiamo oggi. C'è un detto, Trani, dialetto tranese. Vediamo un po'. Trani. Andiamo a vedere. Vai. Andiamo a vedere che cosa propone oggi la pagina o il gruppo, anzi il gruppo. Io vi chiedo di iscrivervi così magari se avete qualche informazione. Oggi è proverbio e modi di dire tranesi di Domenico Nenna. Attenzione, oggi che è giovedì 28 di gennaio, giovedì, San Tommaso d'Aquino. Ah, auguri a tutti quelli che si chiamano Tommaso. Salutiamo i miei amici. Auguri a Tommaso. Salutiamo i miei amici che portano il nome di Tommaso. Tommaso Giannico, Tommaso il Fioraio, Tommaso Manzi della pescheria Maremosso. Vai, ci sono tanti amici che portano il nome di Tommaso. Poi facciamo un saluto a loro. Utrain du Deutsch, te porte tannouch. Sai che significa? Utrain, porte tannouch. Giusto. Vabbè, è giusto. Che cosa? Ma ho detto che significa? Puoi dirmi la spiegazione di questo Utrain du Deutsch, u porta tannouch, te porte tannouch. Che significa? Che prende le persone, mo li porta e dopo l'annuncio. Ma stai proprio fregato. Stai proprio fregato, Raffaele. Stai fregato forte. Guarda, questo qua è... Vedi? Allora, proverbi e modi di dire. Questo è il proverbio che vi sto facendo vedere. Ecco qua. Forse riferito all'antica carrozza 59 oltre alla mitica Vittorina. Ti ricordi la Vittorina? C'era il treno? La Vittorina? La ricetta. C'è Luca che vuole la ricetta. Luca, mi hai dato un'idea adesso, lo sai. Luca vuole la ricetta delle scarciofe in purgatorio. Mi dai la ricetta, Raffaele, con la voce di la signora Concetta. Ti la ricordi? Quando facevi la signora Concetta? Difficile. No. Ma non lo posso fare. Però fai la voce di signora Concetta e facciamo sapere, come fai a fare la voce? Buonasera a tutti. Ecco, bravo. Brava, anzi, brava. No, ci sono persone. Persone. Ma che domani che non ci declarati, Vabbè, allora domenica Raffaele si ripropone nelle vesti di Concetta. La vestiamo. Ti devi vestire però, Ti devi mettere la parrucca, gli occhiali, il cappello. Va bene. Allora, promesso, Luca, domenica prossima in diretta faremo la ricetta della signora Concetta delle scarciofe purgatorie. I carciofi in purgatorio. Mi raccomando. Purgatoria. Ti prepari tu la ricetta, Raffaele? Mi raccomando. Ancora, andiamo a vedere, dai. Allora, qualcuno dice, ma non era la Littorina? Così, però diceva Ferdinand, Andin, non Antin. Ma che cacchia sono quelle persone che scrivono e non sanno che cos'è il tranese? Allora, a così diceva Ferdinand, Andine si scrive. Cussi hai utrain du duce, caccio porte e c'annuce.
Lo ricordi, Barone? Come no? E poi andiamo avanti, andiamo avanti. Vediamo un altro modo di dire. Te la ricordi questa? Il bianchetto, lo sardè de la note, la record. Lo zanghetto. Lo zanghetto de sord. Lo sarded. Le sardine, sì. Le sardine, il bianchetto. Te le ricordi? Te le ricordi quelle? Sì. Meno male, ma se le ricordo. Poi vediamo che altro si... Prima stavano a colonna, si facevano. Vediamo questo, se ti ricordi la cuocciola, la morci, i murici, la caparrone. La caparrone, sì, me la menschi. Bravo, bravo, c'è qualcuno che non sa che cosa sono. Bellissimo, io me ne mangio a quantità industriali di queste cose di mare, altro che chiacchiere. Ah, poi senti, mi sai dire che significa me ne so shoot a land bend? Me ne so shoot a land bend, che significa più o meno? Per far capire cosa significa me ne so shoot a land bend. Me ne so shoot a land bend. No, vabbè, purtroppo con Raffaele non possiamo fare un discorso senza correggerlo anche nella sua lingua originale. È come avere un presentimento, no? Me ne so shoot a land bend, ubico di Meditka era così, quindi era più o meno esatto. Ma Vetrupic, questo proprio frecato. Frecato, frecato forte. Va bene. Frecato bandesca. Ne. Quando uno dice hai avuto quello che ti meriti, lo sai come si dice a Trani? Vediamo se lo sai. Quando uno mi sono meritato. Che quando ti dice ti meriti quello che hai avuto in dialetto trenese, sai che si dice così? Ascolta, ha avuto lo mon. L'ha avuto lo mon. Bellissimo. Hai avuto il giusto castigo. Senti, mi sai dire in dialetto le prugne come si chiamano? Le rugne. Le prugne, mamma mia. Prugne. La prune. U prune. La prune. Va bene, va bene. Quello è facile. Va bene. Senti, quando qualcuno gli faceva male il ginocchio, che cosa diceva come presentimento? Che sta per piovere, te lo ricordi? Qualcuno che dice, mi faccio male lo ginocchio. E crecchio. Mi faccio male lo ginocchio. E crecchio. E crecchio. Chiove. Va bene, vediamo un po' se sta qualcos'altro. Allora. I primi marzaioli che sono? Le. Che sono i primi marzaioli? La tartaiua. Mamma mia. I primi marzaioli che sono? Lo primo marzaiolo, che so? La mestatua. No. No. Lo primo marzaiolo. Maltaiuola. I mandarini. I mandarini sono. Vabbè, va. Allora, adesso questo lo sai. Questo ti faccio la domanda più facile. Come si dice in dialetto tranese lo spicchio dell'arancia o del mandarino? O scorcio di marenga. No, l'interno del mandarino o dell'arancia c'ha gli spicchi. Quello spicchio in dialetto tranese come si chiama? O noccio. No, il nocciolo è una... lo spicchio, quello che ti mangi, come si chiama in dialetto?
Umareng. No, lo spicchio. Lo spicchio, il pezzo del mandarino e dell'arancia. Come si chiama quello spicchio a forma di barchetta? Come si chiama? Non lo sa. Ah, Ughet, meno male lo sa, lo sa, lo sa, ragazzi. Impossibile, non lo sapevo. Ughet, meno male che lo sapeva. Beh, ti faccio un applauso, dai. Un applauso, Ughet. Bravo, bravo Raffaele, complimenti per la trasmissione. Sei stato formidabile come sempre. Adesso ti lascio alla tua cenetta. Vai a mangiare, se no poi mi muori, mi muori affamato. È quasi pronto. Better match lo scarcio off Purgatorio. Io ti saluto. Stasera l'ultima partita. Di che cosa? Napoli Spezia. E chi se ne frega? Non ce lo mettiamo? È una betalia. No, a me il calcio non mi interessa, guarda. Penso che sia una cosa per chi è tifoso, la vedo diversamente. Io non la vedo da tifoso, io il calcio lo vedo da sportivo e non mi interessa. Oggi per esempio ho altro da fare, mi vedo altro, va bene? A te il calcio a te il calcio interessa, ma nonostante non ci sia la tua squadra preferita, quella del tuo cuore. A proposito, che ha fatto che ha fatto la tua squadra, il Milan? Che ha fatto la ieri, l'altro ieri, quando ha giocato? Perdò 2-1. Ah, perdò. Perdò. Bene, bene. Perdette. Vabbè. E che vuoi fare? C'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi sale e c'è chi scende. È vero? Come si... Senti, devi salutare. Prima di salutare, mi devi fare uno sciogli lingua veloce. Vai. Sciogli lingua. Sì. A che senso viene da Marco? Vale. Barone, ma tu ti rendi conto che questo qua è così e non è, e non è che sta, non è che sta fingendo, non è che sta fingendo, è così proprio, è così. Allora, sciogli lingua, te ne dico uno facile, va bene? Te ne dico uno facile. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Vai. Sopra la capra che è crepa. È giusto? No, no. No, non è giusto, non è giusto. Mi dispiace, non è così. Allora, sopra la panca. Sopra la panca. La capra campa. La capra campa. Sotto la panca. Sotto la panca. La capra crepa. Sotto la... No, la sotto capra la... la capra crepa. La capra crepa. La crepa crepa. Non lo sa, non lo sa. Ma è proprio così questo. Allora, ripetiamo. Sopra la panca. La panca. No, devi ripetere. Ripeti. Sopra la gamba. No, la gamba. Sopra la panca. Sopra la panca. Ecco. Panca. Sopra la panca. La capra campa. La capra campa. Campa. Sotto la panca. Campa. Sotto la panca. Sotto la panca. La capra crepa. La capra crepa. Oh, bene. Adesso dillo, dillo tutti insieme, veloce. Sopra la panca la capra campa. Sotto la panca la capra crepa. La capra è crepa. Mamma mia. Vabbè, Raffaele, ciao a te, buona serata, buona cena. Ci vediamo, ti saluta il barone. Alla prossima. Ciao Barone! Grazie Raffaele, grazie, grazie Raffaele, mamma mia! Ciao! Stati bene! Se non sono così, noi non li vogliamo, è così, purtroppo è Raffaele, è così. Va bene, abbiamo, siamo divertiti un po', dai,
Barone, ci siamo un po' divertiti oggi, dai, è stato simpatico questo come dire preambolo, questa nostra trasmissione l'abbiamo fatta per fare in modo che la gente si potesse anche intrattenere piacevolmente, lo abbiamo fatto anche per quelle persone che sono sole, che vedono la necessità di stare in compagnia, e noi lo facciamo con grande, grandissimo piacere. Io devo ringraziare tutti quelli che sono collegati, salutiamo il nostro caro amico Domenico Nenna, che è spunto di tante tantissime cose che noi abbiamo fatto, ogni riferimento al dialetto tranese, lui è uno studioso di queste cose bellissime della cultura di Trani, oltre ad aver fatto dei libri, scritto dei libri, ha presentato poesie, ha vinto dei concorsi, e il mio caro amico Domenico, in pratica io lo vedo come un riferimento nella nostra bellissima pagina. Ecco, vi linko il commento, vi scrivo anche nel commento di andare a visitare il gruppo, magari iscrivetevi, perché Domenico vi darà la possibilità. La cosa più bella, lo spicchio dell'arancio del mandarino. Non sapeva che cos'era. Uged. Va bene, troppo bello, troppo bello. Dice anche Umberto che salutiamo, Benedetta, Le Gardied sono i galli. Facciamo una prova, vediamo chi se la sente. Qui sotto nei commenti traducete la frase in dialetto: la bugia va avanti, la verità viene appresso. Beh, dai, facciamo questa prova e finiamola così. La bugia va avanti, la verità viene appresso, ditela in dialetto tranese, ovviamente. E quindi alla fine io penso che dice il bugiardo deve avere memoria, perché infatti quando dice la bugia si deve ricordare tutto quanto, perché poi la verità prima o poi viene fuori. La bugia è una game card, dovremmo definirla in questa maniera. Comunque un bouchard oppure lo boucher van nens, la verità va in appears. Va bene, prova non tanto esaustiva, dice Domenico, però se volesse intervenire magari dandoci lui il riferimento esatto ci farebbe veramente molto ma molto piacere. Comunque ritorno ancora una volta a ringraziare tutti quanti i nostri amici che sono collegati, ritorno ancora a ringraziare anche quelle persone che seguono assiduamente questa nostra trasmissione, quale quella di Radio Show. Sto per far partire la sigla, ma prima di far partire la sigla vi chiedo semplicemente di andare, no, Raffaele è andato già a mangiare è andato già a mangiare, no, perché l'abbiamo mandato noi a mangiare, se no quello là rimaneva qui per ore, lascia stare. Prima di arrivare al termine di questa nostra puntata vi lancio un po' di spot, così giusto per farveli ricordare, tipo salutiamo Armonia e Benessere, centro massaggi, alloterapia, Elettronica 2000, componenti elettronici ed accessori. Visitate queste sedi, unica sede in via Medeo 57, Domenico Balducci un fruttivendolo vi aspetta in via delle Tuffare a Trani numero 34. Poi ricordiamo ancora una volta che Radio Show ringrazia e consiglia queste attività come la pizzeria Panzerottificio Il Grottino, pizza rossa Panzerotti XXL, Isabel di tutto di più in via Postumia 2 a Trani, uomo, donna, bambino. Salutiamo e ringraziamo la Giussi della Stazione, vi consigliamo di andare da Andrea di Lernia in piazza 20 Settembre a Trani, non dimenticando anche Lu Smile, l'impresa di pulizie in via Giacinto Francia numero 16, lusmiletrani.it. Elettrauto Lucio, ciao Lucio, a Trani in via Giovanni Verga. Metal Serramenti, che è ovviamente l'attività di Giacomo di Lernia a Trani in via delle Tufare. Non solo, ricordiamo anche Idee da Sogno di Materassi Permaflex in Corso Alcide De Gasperi numero 19. Vittorio Castellesi ha presentato Radio Show con il Barone Girasole. Barone, saluti Barone. Vittorio Castellesi ha presentato Radio Show. Il Barone Girasole vi saluta e vi dà appuntamento a tutti. Alla prossima. Occhio alla penna. Ciao a tutti, vi lascio con la sigla. Ciao.
Buona serata, mi raccomando, domani collegatevi e magari questa puntata, se potete, condividetela con gli altri nostri amici e fatela conoscere, perché noi parliamo in dialetto tranese, facciamo quello che ci pare piace, ma è una trasmissione leggera per tutti. Ciao! Ah, ringrazio Enzo Laberinto che ci ha fatto questa sigla straordinaria. Ciao Enzo, buona serata! Generoso dei conte, peccato che Pipino fa in piedi con...